quindi imparare a riconoscere la menzogna e evitare di credere al narcisista. Un'altra cosa è non devi, che secondo me è importante, lasciare campo libero al narcisista, no? Non devi, questo vale in tutte le relazioni, ma soprattutto quando si ha a che fare con un narcisista, non devi mai e poi mai lasciare che oltraggi la tua dignità. La tua dignità è la cosa fondamentale. Altra cosa che non devi fare, non devi dare la colpa a te stessa, non devi dare la colpa a te stessa per i problemi di relazione con questa persona. Non devi neanche ovviamente avere paura di andartene e quando te ne vai non devi tornare indietro. Purtroppo queste sono cose che invece le persone fanno, no? Ecco, questi errori devi evitarli. Poi, se tu vuoi far perdere la testa al narcisista, ci sono delle cose che puoi fare, ma non devi prendere per buono il fatto che se il narcisista perde la testa vuol dire che si innamora di te. Questo non è vero, questo non è vero. Cosa devi fare per, tra virgolette, far perdere la testa a un narcisista? Beh, devi tenere presente che i narcisisti, ad esempio, sono molto sensibili al, diciamo, i narcisisti sono molto sensibili all'abbandono. Sono molto sensibili all'abbandono i narcisisti, perché quindi devi imparare ad abbandonarlo, devi imparare proprio a somministrare l'abbandono. L'abbandono direi che è uno dei punti più deboli, è uno dei punti fallaci che ti serviranno per colpire il narcisista e per, non dico distruggerlo, perché non è che uno vuole distruggere qualcuno, però ti serviranno per mandarli in crisi, ti serviranno per, insomma, mettere in atto tutte le cose che per te sono importanti nel coinvolgere, insomma, un narcisista. Questo è un punto fondamentale. Ma un'altra cosa che il narcisista teme è l'essere ignorato, cioè l'indifferenza. Se tu riesci a imparare, se tu impari a dare indifferenza al narcisista, vedrai che riuscirai in qualche modo a tenerlo in scacco, a tenerlo in scaccomatto, a dargli una sorta di scaccomatto, lo terrai sotto controllo fondamentalmente. Il narcisista, diciamo, è abituato a essere al centro dell'attenzione, quindi se lo ignori, questo lo farà impazzire e quindi non rispondere alle sue chiamate, non rispondere ai suoi messaggi. Non rispondere ai suoi tentativi di attrarre attenzione, perché se tu rispondi ai suoi tentativi di attrarre attenzione, sei una poveraccia, sei una disgraziata, sei una che non vale niente, sei una che non si merita niente. Quindi, un'altra cosa che ti suggerisco è devi imparare, se non lo sei già, se non lo sei già, devi diventarlo. Devi imparare a essere indipendente. Essere indipendente perché il narcisista vuole sentirsi come se fosse il tuo tutto. Cioè, il narcisista vuole sentirsi come se lui fosse il tuo tutto. Ma se tu sei indipendente della tua vita, questo contribuirà a renderlo insicuro. E se lo renderà insicuro, a te darà nuove chance, ti darà nuove possibilità. Questo, suggerisco un altro punto molto importante. Ma poi ci sono altre cose, ad esempio, un'altra cosa che ti suggerisco è quello di essere una persona assertiva. Il narcisista vuole controllarti, ma se tu sei assertivo e sai cosa vuoi, lo farai sentire impotente. Essere sicuro di te, il narcisista è insicuro, quindi se tu sei sicuro lo farai sentire inferiore. Salutiamo anche Vale, salutiamo anche Vale. E poi il narcisista, diciamo, vuole, come dire, non avere limiti e quindi tu imponigli dei limiti, vincolalo, metti dei vincoli al narcisista e vedrai che se metti dei vincoli al narcisista, lo farai, gli darai una sorta di scaccomatto, no? Il narcisista vuole sentirsi superiore, quindi questo è un punto importante, è una cosa che devi fare. Ecco, poi ti suggerisco di essere felice. Il narcisista,
quando vede delle persone che sono